esigenze delle generazioni più giovani. E non è un principio di equità questo del sistema pensionistico che si basa sul contributivo? I giovani spuntano sempre in queste circostanze perché fa bello mettersi dalla parte di quella minoranza che sono i giovani quando devi dire una cosa spiacevole, e cioè che fattori di demografia e di equilibrio di bilancio rendono necessario che una platea vasta di lavoratori che ci stanno anche ascoltando, che sono tra l'altro i più sindacalizzati, debbano lavorare fino a 67 anni e in prospettiva forse anche oltre i 67 anni. Questo è un nodo difficile da affrontare per i sindacati, che infatti protestano, ma che un conto è se lo affronti dopo avere realizzato delle operazioni di equità sociali. Per quello io lamento, diciamo, l'assenza di una riforma sul fisco. E a proposito di giovani, vorrei ricordare che quando il segretario del PD Enrico Letta propose di tassare l'1% dei più ricchi d'Italia, l'1% della popolazione sulle eredità, per fornire una dote di 10.000 euro ai giovani italiani, Draghi, evidentemente costretto dalla destra che sta all'interno del governo, che l'avrebbe scambiato per un esproprio proletario, ripeto, in favore dei giovani e a danno dell'1% dei grandi patrimoni, in quel caso si oppose anche piuttosto brutalmente. Un conto è andare dai sindacati e chiedergli dei sacrifici ai lavoratori dopo aver realizzato redistribuzione, maggiore equità fiscale, è un conto è farlo in questa maniera, per cui mi scuso per la lunghezza e chiudo subito. Vorrei ricordare che i sindacati, se oggi sono così rigidi, è perché hanno in mente quello che è avvenuto negli anni scorsi sul tema della flessibilità del lavoro. Si era detto: togliamo qualche tutela ai garantiti, facilitiamo i contratti a termine, perché in questo modo aiuteremo i meno garantiti, aiuteremo i giovani. Il risultato è che abbiamo un exploit di precariato e di lavoro povero. Ecco. Quindi anche qui qualche contropartita i sindacati giustamente la rivendicano. Sei d'accordo, Francesco? Io sono d'accordo fino a un certo punto. Scusa Stefano, scusa.